Voi dove state? Avvolla. A Volla, quindi state pure lontanuccia. Cioè, ma Vuoi che si può fare, mo? un attimo solo, vuoi parlare con mamma? Che vuoi fare? Vuoi parlare con tua mamma? Ti metto scorno, vuoi parlare con mamma? Signore, ci volete parlare un attimo voi? Si Incomincio a mette parlare vergogna il ragazzo di parlare con voi. io. Parla un attimo con mamma, salutala almeno, dici mamma sto bene, ho fatto una cretinata. Tieni, passa. Mamma, E io, come che c'è, fai niente capito, che devo farmi? Ma se lo stessi facendo un po', ma non ci va più niente più. Mo io che devo fare? Che Allora, passami a tua mamma, facci parlare tra persone adulte. Allora, Mamma dunque, mia, mamma mia. signore, il ragazzo ha precedenti? No. No, precedenti con i trans? No, no, no. Perché le ragazze qua della zona le conosceva, lo conoscevano, lo chiamavano per nome. Un attimo solo. No. Daviduccio, Daviduccio. Mamma mia. Lo so. Allora, la madre dichiara che il ragazzo non ha precedenti con le trans. Le trans lo difendevano. Rosetta Black è la trans con la quale è stato fermato. Antonietta, la pietra pesante, stava al pontone a controllare che nessuno arrivasse vicino alla macchina. Signora, Sì. arriverà a casa tutto a casa, addirittura? Noi ci sta delle tre trans che abbiamo trovato con vostro figlio, ce ne sta una che noi la chiamiamo George Weah, perché diciamo è molto scura di colore. Quando ce lo siamo portato si è messa a piangere, perché proprio vanno pazze per vostro figlio. Dice che a vostro figlio chiamano Balotelli, dico solo questo. E tutto questo che mi state È tutta dicendo? novità, è tutta novità per No, voi. io non capisco proprio niente. Vedi, Posso non è. immaginare Brava, che perché avere chiaramente bisogno. non sono cose che appartengono alla vostra vita reale. Che ne sapete voi, le trans, e George Weah e Balotelli? Adesso ci sono anche le telecamere di Verissimo che verranno a riprendere tutta la situazione. Sentite, ma non si può evitare tutta questa situazione. Scusate, con un uaglione e 19 anni si inguaia. Signora, no, e quella se Miss Barbara D'Urso in mezzo, domani pomeriggio 5 fanno il collegamento. Con il Da mio figlio. vostro figlio seduto in mezzo alle trans. Scusate, ma questo non può essere. E Che devo perché? fare? Aspettate un momento, io voglio chiamare mio figlio che è ingegnere. Perché questa è la legge della privacy. Mi scusi. Signora, vestitevi bene, che stasera ve ne striscia la notizia a casa e vi portano a tapire. Sentite, io non mi verso niente, io voglio chiamare mio figlio che è ingegnere. E dove faccio a Ven chiamarlo? Valerio Staffelli, stasera a casa e vi porto a tapire sotto palazzo, signora. A me non mi porto niente perché questa è la legge sulla privacy e io vado avanti contro Vi adesso. po vi porta il Io non avevo capito tutta questa storia, porta il però tapir visto il che un tapiro ludito trans. fa gossip con un ragazzo No, di ma io non è che voglio 19 anni, fu gossip, no, scusate, signora. no, io mi vado dai carabinieri, Signora, no, voi un fate momento, bene, fate. Signora, ma come gli ha dato i carabinieri? Carabinieri sono io sono sì, carabinieri. no, io vado, io per telefono non so, No, ma a voi questo avete punto. ragione. No, scusate, non Signora, mi pure la niente. l'Italia deve sapere i giovani di oggi come passano il tempo. Davide era lì seduto in mezzo a tre trans e È qui. una cosa, guardate, io, no, io sto meravigliata e Ma stupita di l'avrei tutto che io sta storia. quando io. Aspettate un momento, Una. però, no, Ditemi, aspettate un momento, ditemi. Sì, aspettate sto qua, un momento. dite. Io sono la mamma, è un La ragazzo mamma, di 19 anni, e 19. puoi sbagliare, puoi Piccolo. sbagliare, Si chiama scusate. Piccolo solo di cognome. Tutto riest. È grosso, un po' riest. Ma che significa? Nel senso che le trans ci mi sanno ricreate. E questo volevo dire Comunque, io adesso chiamo mio figlio e vediamo un po'. I carabinieri, se qualsiasi carabinieri è la stessa cosa. io. Giusto? È come se parlassero con voi. No, ma infatti, ma sono assolutamente dice che stasera. Dice che stasera devi andare pure a porta da Bruno Vespa. A dare via a porta da fabbrica, come sa fare via a porta? Comunque io non faccio che ci sto parlando, mi vado dai carabinieri e mi Signora, mi informo. Mi presenta. informo. Un Signora. momento, vado dai carabinieri, un momento. Signora, mi presenta. Allora io vado dai carabinieri. Dì! Mi presento! Vado dai carabinieri. No, io mi vado dai carabinieri e mi faccio parlare con loro, vabbè, No, perché mi sto signora, capendo niente, no? signora, carabinieri. Signora!
Ma che faccio Bruno Vespa? Come la faccio la voce di Bruno Vespa? Chiama la signora che sta chiamando i carabinieri. Ci arrestano. Chiama, muoviti. Faccio Bruno Vespa. Io faccio l'imitatore. Ma stai zitto, fa fammi Barbara D'Urso, fa Barbara D'Urso. E Barbara D'Urso già mi viene più facile, certo. Davide? Mamma è non lo so se è svenuto o se è sceso e è andato direttamente dai carabinieri. No, penso che è sceso e andato direttamente dai carabinieri. Intendo, però tu con tutte quelle transi, pure tu. Non ha saputo resistere il povero ragazzo. Nel frattempo Davide ci spiegava che il comando dei carabinieri è attaccato alla casa, quindi la signora potrebbe essere scesa e è andata su dai carabinieri. A dire cosa? Non lo so. Allora, chiamiamo i carabinieri di Volla. Io chiamo i carabinieri adesso. Chiamiamo i carabinieri. Dai, fate bene. Facciamo bene. Ma te... Gigi, fai quel numero che abbiamo trovato su internet. È un comico. Davide è un comico. Ho capito. Porta dei tempi comici per sé. Pronto? Carabinieri Volla. Buonasera. Chiedo scusa. Io sono Fabio Brescia. La chiamo da Radio Marte. Abbiamo fatto so che avete cose più importanti da fare, però noi abbiamo fatto uno scherzo a una signora dicendole che il figlio era con dei trans a Casoria e questa signora si è molto agitata ed è corsa, siccome non ci risponde più a casa, crediamo sia corsa dai carabinieri, che siccome lei abita lì vicino alla vostra caserma, è venuta lì. Sì, stata una signora poco fa qui. Ecco, era agitata che il figlio era stato... Voi ovviamente... Era agitata perché cercava il figlio che era stato fermato con dei trans, però non possiamo darvi informazioni per quanto riguarda i nominativi. No, quello non mi interessa, no, i nominativi io ce li ho, ma il discorso è che giustamente voi non sapevate nulla di quello, perché chiaramente eravate lì insomma, a fare altre cose. Era uno scherzo. Nel senso, se n'è andata la signora adesso? Sì, era agitata la signora comunque, non so se si è spostata perché adesso sono in altro ufficio. Non so se adesso è stata da qualche collega, perché io sono in un altro ufficio. Quindi lei non mi sa dire se è ancora lì in caserma. Va bene, mi scusi tanto per il disturbo. Scusateci. Se la vede uscire, l'arresti. No, perché... Le dica, guardi che le hanno fatto uno scherzo, stia tranquilla, torni a casa, va bene? Va benissimo. Ci scusi tanto, un abbraccio. Se la rivediamo, l'avvisiamo. Grazie mille, grazie per la simpatia. Ma noi siamo da sempre stati la radio delle forze dell'ordine. Ma che abbiamo combinato? Mamma mia, ci siamo fidati di combinare, stai una... Sì, è l'ultimo tentativo. Altrimenti, a casa, noi tra un po' abbiamo finito, vado io con lo scooter. Ho capito, più che andare a casa della signora a citofonare a dire guardate. Sì. Porto pure una guandina di pasta. Infatti. Davide? Sì, pronto. Abbiamo combinato un macello oggi. Sì, bello, mi piace. Anche a me molto, anche a me. Anche io mi diverto un sacco con i macelli. Casa non è tornata, vedi, non risponde ancora. È lì ancora in ufficio. Passano pure i pompieri. No, ma magari poi... Dei pompieri. Certo, a piedi a Casoria non credo che si sia avviata. No. Però anche tua mamma aveva una voce giovane, un cellulare, cazzo, niente. Non si trova. Non si trova la mamma. Va bene. Allora, Davide... Pronto. Davide, noi mamma non la troviamo, dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Stiamo al telefono da un'ora, lo scherzo gliela abbiamo fatto. Io direi mettiamo la canzoncina a questo punto. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, oh shit.